Che gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi si flamma. Quest'oggi si flamma perché trovo ancora, sebbene si stiano piano piano estinguendo, trovo ancora persone che insistono nel indicizzarti come un fannullone se dormi fino a ora di pranzo. E voi sicuramente nel momento in cui lo ricevo avete detto: ah ok, sei uno di quei fannulloni. E io vi dico: vaffanculo, punto primo. Punto secondo, vi dico: sì, a volte, perché mi sveglio anche presto la mattina, preferibilmente io dormo volentieri la mattina. C'è questo status mentale che la mattina bisogna lavorare. Stronzate. Ognuno gestisca il suo tempo come cazzo gli pare. Basta, non rompete i coglioni. Vi potrei dar ragione se dormissi 16 ore al giorno di 24, ma se io dormo le mie 8 ore e le altre 16 ore le passo a lavorare, a far roba, sono cazzi miei quando dormo. Punto. Non rompetemi i coglioni, non rompeteci i coglioni, perché siamo in tanti in questa situazione. Ci sono un sacco di lavori che si svolgono di notte, dall'infermiere, dalla guardia, dall'astronomo, di tutto. Ce ne sono una marea di lavori che si svolgono di notte. E lì è automatico. Sì, è vero, però io la persona che mi dorme la mattina perché ha fatto la notte la giustifico. E io vi dico: ok, e allora perché non giustificate chi lavora al computer? Un sacco di persone lavorano al computer. Blogger, youtubers, quelli un pochino più su, una marea, scrittori, un sacco di persone lavorano bene di notte. Perché allora quelle persone lì, soltanto perché stanno davanti a un computer, gli devi rompere i coglioni? Perché c'è questa mentalità retrograda che il computer serva solo per giocare ai videogiochi? E tra parentesi, c'è anche chi lavora giocando ai videogiochi. Queste mentalità qui non hanno più senso di esistere, sono vecchie. Roba vecchia per vecchi. Apriamo la mente, esistono diverse realtà da quelle che ci hanno insegnato. E questo nasce a partire da che cosa? Dal fatto che, sin da bambino, tutte le mattine vai a scuola. Ecco, questa qui è un'ingiustizia incredibile. Quello della la scuola dell'obbligo che si svolge la mattina, io lo trovo un'ingiustizia. Ora vi spiego con calma. Tanto per cominciare, esistono dei cronotipi. Allodole e gufi, persone che dormono più volentieri la mattina e rimangono più volentieri alzate fino a tarda notte, i gufi, persone che si svegliano presto la mattina e vanno volentieri a dormire, magari anche prima che cali il sole. Queste sono le allodole, sono dei cronotipi, hanno una differenza fra i due rispetto alla media di circa 2 ore. Se vai oltre si dice che hai dei problemi nel rapporto fra il sonno e la veglia. Ora non voglio entrare nella statistica, non me ne frega niente. Il discorso qual è? È comprovato che le persone hanno differenti ritmi, hanno una differente gestione del sonno. Ci sono persone più attive la mattina, ci sono più persone più attive il pomeriggio. E non parlo ora di quelle attive di notte, perché tenere aperti uffici, eccetera, eccetera, di notte ha un costo ovviamente maggiore a causa della luce elettrica, perché devono rimanere in funzione le luci, eccetera, eccetera. A livello gestionale, lasciare aperta per esempio una scuola in piena notte non avrebbe senso, sarebbe una spesa eccessiva. Però, a mio avviso, la scuola dell'obbligo, in quanto istituzione pubblica, non è possibile. Già ora è un miracolo averla la mattina, lo so, però dovrebbe almeno utopicamente essere disponibile, fruibile sia la mattina che al pomeriggio, così da permettere a tutti i ragazzi di seguire in modo uniforme e con la stessa prestanza le lezioni. Un sacco di ragazzi, io ne ho conosciuti tanti, che escono dalla scuola dell'obbligo, dalle superiori e vanno all'università, da che erano dei cazzoni, eccetera, hanno fatto delle impennate assurde. E questo è successo perché? Perché cazzo finalmente si sono gestiti come cazzo gli pareva a loro i tempi di studio. Non erano obbligati a svegliarsi tutte le mattine. Certo, è chiaro, la mattina all'università c'è lezione. Così come capita che a volte la mattina non ci sia lezione, ci sia lezione al pomeriggio. È molto diversa l'università dal punto di vista di struttura, a seconda poi del corso di laurea, rispetto ad una scuola superiore, rispetto alla scuola dell'obbligo. Ti responsabilizza. Ti fa gestire.
Una cosa che tante allodole non riescono ad imparare proprio a causa del fatto che tutte le mattine c'è lezione e il loro bioritmo è quello. Automaticamente tante allodole che escono dalla scuola superiore e passano all'università si pigliano una bella trambata nel muso. Ma questo è un altro paio di maniche, un leggero sadismo, ecco. Ovviamente non accade solo per il discorso ritmo giorno-veglia, accade per tanti fattori la buona riuscita all'università, questo è uno dei tanti fattori. In ogni caso, non è possibile mettere una scuola dell'obbligo pomeridiana, ci sono già qualche corsettino qua e là, ma di solito l'istituzione prevede che sia mattutina, però quantomeno smettetela di rompere i coglioni alle persone che la mattina preferiscono dormire, perché non puoi giudicarle nulla facenti finché non scopri perché stanno dormendo. Si sono fatti i loro cazzi tutta la notte, tra parentesi sarebbe anche quello un loro diritto, vagamente, però stanno dormendo perché tutta la notte si sono stati a divertirsi? Ok, forse puoi dargli del nulla facente se lo fa tante notti consecutive. Ha lavorato, ha scritto, ha montato dei video, ha fatto qualsiasi altra cosa, anche se c'è di mezzo un computer, non rompere i coglioni, sei un vecchio di merda. Signori, se siete d'accordo con me un bel mi piace, se non siete d'accordo un bel mi piace lo stesso, da Kenny c'è poi tutto, ci vediamo con il prossimo Flame.